Le sale, prima ovviamente della guerra, erano così. Le opere erano ordinate non in senso cronologico, ma per scuole, ed erano caratterizzate dalla presenza di queste, di pesantezza, viene definita dalle fonti archivistiche e dalla relazione programmatica di progetto degli architetti. La pesantezza data dal colore degli intonaci, data dai bardigli, dai marmi, dalle modanature, dalla boiserie in legno e anche dall'arredo. Quindi questo era quello che c'era prima della guerra. Ma per capire la vicenda va spiegato l'antefatto praticamente su cui si innesta il progetto. L'antefatto è proprio la guerra. Quindi, tra la notte del 3 e il 4 agosto del 1944, i tedeschi fanno scoppiare due mine su entrambe le rive dell'Arno alle due estremità di Ponte Vecchio, e ovviamente questo causa dei danni ingentissimi alla galleria. Erano crollati quasi tutte le grottesche, quasi tutte le volte poccettiane. Il progetto per le sale dei primitivi, come anticipava prima l'architetto Godoli, è importante innanzitutto perché è un progetto di architettura moderna, nella galleria forse più famosa d'Europa, la più famosa d'Italia, è una delle più importanti in assoluto. Ma perché è importante? Perché dopo la guerra viene preso spunto proprio dal fatto che non c'era più tutto quello che c'era prima, quindi era stato tutto distrutto e quindi era necessario pensare al cambiamento. E questo cambiamento, per quanto riguarda i manufatti artistici e storici e monumenti importanti come la Galleria degli Uffizi, inizia questo. Fa sì che avvenga una trasformazione importantissima, cioè la trasformazione del museo italiano in epoca repubblicana, che diventa un museo di massa, diventa un museo per tutti. Prima i musei erano musei fatti, progettati, pensati, allestiti da studiosi solo per gli studiosi, per le elite. Adesso proprio si trae spunto, anche qua si fa necessità virtù. E quindi dai danni si decide fa di fare qualcosa di diverso, quindi di costruire delle gallerie o sull'esistente tenendo conto delle preesistenze oppure andando a progettare ambienti e manufatti architettonici completamente nuovi, ma sempre con la finalità di far fruire l'arte a tutti, in modo tale che chiunque potesse entrare in un museo e potesse capire quello che stava vedendo senza aver studiato necessariamente. Quindi si va a costruire un museo per tutti, che è il museo di massa ed è un museo moderno, è il museo moderno. Comunque nell'anteguerra il percorso espositivo avveniva dalla sala 1 assialmente, quindi entrando nella 1 si riusciva a percorrere in linea retta la sala 2, arrivare nella 3, attraversare la 4, 5, 6, 7 e andare in quella che era la sala delle arti. Quindi è un percorso assiale, semplice, attraverso le sale, dove erano esposte la scuola fiorentina del 300 nella sala 1 e la 2, scuola senese nella 3 e la 4 del XVI secolo e di nuovo scuola fiorentina del XV secolo, alla 4 e andava insieme alla 5 nelle ultime sale, quindi a ordinamento per scuole. Grazie a questo elaborato a matita sono riuscita anche a ricostruire i soffitti cassettonati in legno, ma questo disegno non è tanto importante per i soffitti a cassettoni in legno, quanto più mi ha raccontato che le sale erano già suddivise, cioè le partizioni murarie interne erano già praticamente quelle del progetto di Scarpa, Michelucci, Gardella e Salvini. Nel 1948 avviene la prima riapertura del dopoguerra,
Vedete in alto a sinistra che il percorso comunque rimane assiale. Gli interventi che vengono fatti in questo periodo dall'architetto Lando Bartoli non toccano assolutamente l'allestimento, ma solo la messa in sicurezza, il risanamento conservativo della fabbrica, che ovviamente aveva appena subito i danni di guerra. Però vi ripeto, il percorso rimane assiale dalla sala 1 fino alla 6. In questo periodo vengono riaperti solamente il primo e il secondo corridoio, fatti pochissimi interventi se non quelli di inserire dei lucernai particolari anche a piramide rovesciata, che però che secondo l'intento del tempo dovevano avvicinare il fruitore delle sale al soffitto, in realtà furono interventi dopo molto criticati. Già nel 52 il percorso viene tagliato, quindi non è più assiale. L'ingresso è cambiato, la sala 1 è diventata questa e si entra direttamente nella sala 2. Però vedete che dalla 5 già c'è stata l'apertura di una porta che permetteva l'accesso quasi in diagonale alla sala successiva. È lo stesso dalla 6 alla 7, dalla 7 alle 8 e dalla 8 alla 9. La commissione giudicatrice del progetto era composta da Mario Salmi, di nuovo da Giulio Carlo Argan e Leonello Venturi, che lavorano e su consiglio di Roberto Salvini e Guglielmo Pacchioni vanno a scegliere i tre architetti. Scarpa, un grande conoscitore di storia dell'arte, abbiamo Gardella, un grandissimo tecnico e ingegnere, e Giovanni Michelucci, che era il più noto architetto fiorentino, affiancati da Guido Morozzi, che permette proprio la realizzazione tecnica e l'adeguamento del progetto. È Salvini che pensa, già prima dei tre architetti, di andare a riordinare le sale, che venivano definite neutre, proprio tra virgolette, di riordinarle e riordinare tutte le opere, il che voleva dire non prendere le opere presenti e cambiare l'ordinamento di queste, ma significava proprio pensare a tutti i rapporti proporzionali che c'erano anche fra queste tavole, insieme con gli architetti, e quindi ripensare anche alle opere che erano nei depositi per allestirle in queste sale, come seguendo il fattore tempo e non lo spazio. Un utente qualsiasi doveva entrare nella galleria e praticamente ricostruire la storia dell'arte da sé, capirla anche a proprio modo, non era un peccato, andava bene così. L'intervento inizia e viene effettuato tenendo presente due riferimenti principali. Quindi i tre si mettono al lavoro, sono in cantiere. Carlo Scarpa, avevo detto, profondo conoscitore di storia dell'arte, ha benissimo in mente questo affresco nella Basilica Superiore d'Assisi, nel quale proprio un crocifisso viene visto dal retro, non dal fronte, e appeso in maniera obliqua. L'altro riferimento è la mostra giottesca del 1937. È un riferimento perché include le personalità più importanti che hanno contribuito al progetto per le sale dei primitivi, perché il progettista era già Michelucci. Si riesce a capire che questo è il riferimento del loro allestimento, perché innanzitutto alcune opere, quelle più piccole, vengono allestite, disposte all'altezza dell'occhio dell'osservatore. Tutte queste opere vengono allestite su fondo bianco, a calce. E solo alcune tinte neutre erano plausibili, secondo Michelucci e i colleghi, per questo tipo di allestimento nuovo. E come vedete in alto, a sinistra, viene previsto già uno zoccolo continuo nelle sale che desse uniformità allo spazio, continuità e anche fluidità fra tutte le sale. Era un elemento unificatore. Lo zoccolo, pensato inizialmente come una panca, poi si evolve e
vengono inseriti dei parallelepipedi su cui appoggiavano delle assi inserite nel muro per ricostruire gli altari su cui queste tavole in realtà stavano. E questo non è già un principio, è lo stesso principio che utilizzano i quattro nelle sale dei primitivi. Si vuole rievocare lo spazio degli antichi, delle antiche cattedrali, delle antiche chiese dentro le quali venivano appese le tavole dei primitivi, ma non è un'imitazione, è solo una rievocazione. L'altro elemento fondamentale è quello di decidere di utilizzare la luce come materiale costruttivo. Tra architetti già pensavano all'eliminazione di un tramezzo centrale che suddivideva la sala 2 dalla 6. In realtà nella relazione, in una relazione c'è scritto che prevedevano anche l'eliminazione del tramezzo, cioè del muro separatore fra la sala 3 e la 4. E questo disegno ci racconta anche un'altra cosa, che pensavano già al progetto della luce. Qui ci sono dei lucernai disegnati in proiezione, rettangolari, da forme molto in proiezione, rettangolari, forme molto regolari, non hanno ancora elaborato il progetto definitivo, ma il progetto della luce è anche dato dalle finestre. Stanno già pensando di suddividere le grandi finestre che danno sul lato sud in due parti, quindi l'idea era quella forse di fare bifore. L'altro segno interessante è questo, cioè la volontà di mantenere il percorso di visita non assiale, ma come già era stato proposto nella seconda riapertura del 1952, in obliquo. Gli altri materiali d'archivio riguardano proprio le piante di ogni sala. Sono ovviamente una fase di progetto preliminare, non definitiva, e in questa fase c'è già insieme l'architettura e l'allestimento. Il progetto avviene fatto a maquette, si chiamava così una volta, cioè la pianta con le quattro pareti laterali aperte. Questo è uno schizzo della sala 2, dove viene già pensata un'apertura che mette in connessione la sala 2 e la sala 4. Qui c'è già in nuce il pensiero di abbattere tutti i soffitti a cassettoni che durante la guerra erano andati quasi totalmente distrutti e rinverzare le capriate, quindi restaurare totalmente il sistema costruttivo originale del teatro, e che ovviamente riusciva a rievocare perfettamente le chiese medievali. Di nuovo in questo schizzo si percepisce proprio il disegno di scarpa, presumibilmente, dei supporti. I supporti sono pensati per il progetto, ognuno ad hoc per ogni opera, ma sempre con il presupposto che l'opera si riesca a porgere verso il pubblico. Qui c'è il rilievo delle volte, i tre architetti le chiamano volte fittizie spaccate, che finivano con la cornice di rigiro dei lucernai, che ovviamente prendevano la luce dall'esterno grazie a questi meccanismi mobili che servivano proprio a modulare la luce naturale. Questo schizzo è fondamentale perché vede proprio il progetto della luce della sala 2, della sala del 218. I tre architetti e Salvini pensano che addirittura sulla parete d'entrata di questa, quindi diciamo alle spalle dell'osservatore appena entrato, non dovessero essere appese opere d'arte, perché la luce entrava da questo lato e doveva andare proprio a inondare il crocifisso di Cimabue e le altre maestà. Rispetto alle tavole che si trovano in archivio, che cosa succede? Succede che il tramezzo, che era in questa posizione, in effetti viene eliminato. La suddivisione fra la sala 3 e la 4 non viene, cioè viene mantenuta, ma
le porte e le aperture sono state cambiate di posizione, in particolare questa, questa e questa. Perché? Perché decidono di mantenere il taglio in obliquo del percorso, quindi entrando nella sala 2 si accedeva alla 3, dalla 3 il percorso, vedendo l'apertura successiva, il percorso naturale di un osservatore, va in questa direzione automaticamente, di nuovo in obliquo dall'altra parte, per poi tornare obliqua nella connessione fra la sala 5 e 6 e di nuovo 2, dalla 2 alla 7 di nuovo in obliquo, dalla 7 alla 8 obliquo ancora e dalla 8 alla 9 in obliquo nuovamente. Quindi fanno una cosa importantissima, tagliano in obliquo il percorso espositivo. E nella sala 2 non c'è nessun lucernario perché hanno fatto la finestra nastro di cui vi parlavo prima qua, e quindi non serviva nessun tipo di lucernario. Nella 3 e la 4 invece ci sono, rettangolari di forma regolare. Nella sala 5 e 6 invece il progetto della luce è dato da un lucernario posto qui, esattamente sopra una delle opere più importanti allestite. L'altra parte della sala viene illuminata da questa finestra. Le finestre che nelle tavole di progetto preliminare vedevano un'ipotetica suddivisione in due, in effetti viene realizzata con anche la costruzione di una panca fiorentina sotto, lo stesso per la sala 9. La sala 7 e la sala 9 vengono chiamate anche sale gemelle per questo motivo. Questa tavola, grazie all'aiuto della dottoressa Parenti, ho proprio riposizionato tutte le opere dove erano allestite in origine, proprio nel 56, e vedete proprio che il progetto cambia e varia dai piccoli dettagli, come questa opera viene esposta in obliquo, come il crocifisso invece diventa il fulcro di tutta la composizione, che si trova praticamente all'incrocio di tutti i percorsi tagliati in obliquo. Qui siamo nella sala 2. Vedete che gli elementi, i materiali utilizzati, proprio i materiali della tradizione fiorentina. Quindi anche, e questo è un altro punto di forza del progetto. La pietra serena per gli stipiti delle porte, per questa piastra quadrata che sembra quasi sollevata da terra grazie a due piedritti arretrati in questo punto, grazie alle capriate lignee. E questa è la finestra nastro di cui vi parlavo, che nelle foto si vede benissimo come riusciva proprio a, nelle foto storiche, come riusciva proprio a inondare la sala di luce. Questa era la sala 3. Un'altra caratteristica importantissima del progetto museografico era quella di allestire poche opere per ogni parete, in modo tale da poter permettere all'osservatore di concentrarsi su quelle opere scelte. Questa è la sala 4. La sala 5, come vi dicevo, aveva un lucernario e una finestra, ed è l'unica che comunica con la sala 4 grazie ad un'apertura a tutta altezza. Vedete che quindi in questo modo la parete in comune tra la sala 5 e 6 e la sala 4 è come se fosse un unico continuo pannello espositivo. Questa era la sala 7. Io ho tentato, grazie a questa ricostruzione, grazie al mio rilievo, proprio di inquadrare le prospettive, come in questo caso in fondo si vede uno dei crocifissi esposti nella sala 2. Quindi questo è quello che vedeva l'osservatore dalla sala 7 alla sala 2. Nella sala 9 invece il progetto della luce avveniva grazie a queste due grandi finestre
frutto del lavoro di Ignazio Gardella, e metteva ovviamente in luce il progetto, le opere, le virtù del pollaiolo. Anche in questa sala vedete come si riesce a traguardare perfettamente l'opera che c'è nella sala successiva. È un progetto concepito sulla prospettiva, è lo strumento di rappresentazione per eccellenza per questo progetto, non è una pianta architettonica, non è una sezione, non è un prospetto, ma è la prospettiva. Quello che vanno a realizzare, come forse avete già notato, sono dei veri e propri tagli nelle pareti, in questo punto e in questo punto, perché volevano andare a progettare lo spazio e l'ordinamento delle opere pensato da Roberto Salvini. E perché? Perché solo così si riusciva a fare in modo che si realizzasse il processo auspicato dal direttore di far ricostruire la storia dell'arte ognuno per sé, a tutti gli utenti, a tutta la massa del pubblico che accedeva a queste sale, magari per la prima volta, anzi sicuramente per la prima volta, perché prima era solo di studiosi per studiosi. Ecco, di nuovo, adesso vi mostro le foto che ho trovato al gabinetto delle stampe dei disegni, dove si vedono proprio l'utilizzo forte dei materiali della tradizione fiorentina, che sono appunto la pietra serena, il cotto, il legno delle capriate, l'intonaco a calce, a grassello per le pareti, che Scarpa aveva deciso di coprire in alcuni punti con delle tinte neutre velate, perché era il più tra i tre architetti era l'amante dei preziosismi, ma forse qui Michelucci ha prevalso nella costruzione di questi ambienti assolutamente puri, trasparenti e proprio che rispecchiavano la costruzione e i metodi costruttivi della tradizione fiorentina. L'intento è sempre stato quello di, come vi dicevo prima, di rievocare proprio le chiese del 200 e del 300, con tutte queste forme, in tutti questi modi che ho cercato di spiegarvi. L'elemento del battiscopa metallico viene come riferimento dalla mostra giottesca ed è assolutamente, insieme alla luce, l'elemento unificatore del progetto, cioè quell'elemento che mette tutte le sale diverse fra loro, che accoglievano opere anche di periodi differenti, che unifica questi spazi e che conferisce anche loro dinamica. Vengono inseriti in alcuni punti solamente questi pannelli a tinte neutre, proprio sempre per mettere in risalto il progetto, e l'altra cosa a cui pensa Salvini è quella dell'eliminazione delle cornici, non sempre, dove possibile. Perché? Perché una cornice ottocentesca magari poteva andare a creare ulteriore confusione nell'utente che stava cercando di ricostruire autonomamente la storia dell'arte dal 200 al primo rinascimento fiorentino. Motivi secondari: perché la cornice crea sempre un'ombra, anche se piccola, impercettibile in alcuni casi, sull'opera d'arte, e anche perché fanno uno studio su alcune opere di quanto lo spazio pittorico dell'opera d'arte veniva invaso dallo spazio della cornice. Questi pannelli sono in senso obliquo, sempre nell'atto del porgere verso il visitatore. Ogni supporto è studiato da Carlo Scarpa, disegnato insieme anche agli altri architetti, in funzione di tutte queste cose, quindi tutti questi elementi, la luce, la tradizione fiorentina, la storia dell'arte in primis, tutti gli aspetti costruttivi
e il progetto d'architettura moderna vanno insieme.